a tutti e benvenuti a questo nuovo video recensione. Oggi parlerò di Io sono leggenda, il film, l'ultimo quello fatto con Will Smith, prodotto nel 2007 dalla casa produttrice Warner Bros. Dietro la regia di Francis Lauren, uscito in Italia l'11 gennaio del 2008. Il film è tratto dall'omonimo libro di Richard Matheson, ma a dirla tutta, secondo me, ha ben poco da condividere col libro. La storia inizia nel 2009, dove il virus di Crippin, questa scienziata, ha creato questo virus tramite le cellule del morbillo, inserendo un agente che avrebbe dovuto curare il cancro. Invece ha ucciso una grossa parte dell'umanità, invece ha trasformato una parte di loro, degli umani, in sorta di zombie, ittiriosi, cioè dalla pelle gialla, e sensibili al sole, mentre l'1% in realtà è rimasto immune, tra i quali appunto Will Smith. E il film adesso è ambientato nel 2012, dove si vede una Times Square desolata e piena di erba, dove sfreccia una Ford Shinley Mustang con dentro Will Smith e il cane Samantha. Il film è abbastanza semplice da capire, praticamente lui è rimasto solo, questo scienziato cerca di trovare una cura per questo male. E non sono infetti solo gli esseri umani, ma infatti ha delle cavie in laboratorio come topi o altro, che tenta di curarli. E Will Smith, cioè il protagonista di questo film, invia sempre un messaggio radio in cerca di altri sopravvissuti. Alle 12, quando il sole è più alto, in un ponte, adesso non mi ricordo qual è. E si distrae con dei manichini in un videoshop. E ogni giorno guarda dei programmi registrati alla TV, di telegiornali o altro. Di notte, invece, è costretto a chiudere tutte le porte, le finestre, bloccarle, sigillarle, per non far capire agli infetti che lui è lì. Un giorno, mentre stavo aspettando dei sopravvissuti, Samantha corse a caccia del cibo. Infatti aveva visto un cerbiatto e gli è andata dietro. E ha trovato un alveare con quelli là che lo hanno attaccato. Alla fine gli ha teso una trappola e ne ha catturato una stordendola. L'ha portata in laboratorio e ha provato a fare degli esperimenti. I primi esperimenti erano dei disastri, infatti 2 o 3 volte ha tentato di ucciderla. Un giorno, sempre andando avanti con questa storia, ha trovato uno dei manichini fuori dal videoshop. Che è successo? Gli è andato contro, ma è stato intrappolato in una sorta di quelle trappole che si usano per gli animali. Si è liberato, però il cane nel tentativo di proteggerlo si è fatto infettare da altri cani infetti. Lui ha provato a curarlo, ma alla fine era troppo tardi e l'ha dovuto abbattere. Purtroppo è rimasto davvero solo. La moglie e la figlia erano morti in un incidente aereo. Il cane era morto. Alla fine ha deciso di suicidarsi, andando contro la macchina, contro un mare di infetti. Alla fine è stato salvato da una donna e dal figlio. Il giorno dopo hanno avuto un'accesa discussione, perché lei parlava sempre del progetto divino, mentre lui, essendo uno scienziato e avendo visto il male che è successo, ha smesso di credere in Dio. La notte gli infetti hanno scoperto dove abitava e hanno mandato l'assalto finale. Alla fine loro si sono rifugiati in una sorta di laboratorio dove lui conduceva degli esperimenti e ha visto che la ragazza, quella che stava cercando di curare, stava tornando umana piano piano. Allora lui ha tirato via parte del sangue suo, cioè della ragazza, e l'ha dato alla donna affinché si potesse creare una cura. Alla fine, per dare una speranza, si è suicidato gettandosi contro la vetrata in un
con una granata. Alla fine la donna e il bambino arrivano in una comunità al nord, probabilmente nel Vermont, dove gli danno il sangue per creare un antidoto. Alla fine lei dice che nel 2009 è scoppiata questa epidemia, nel 2012 Robert Neville gli ha dato l'unica cura per debellare questa malattia, dicendo le parole: lui è leggenda. Ok, questa è la trama del film, praticamente detta così in due parole. Nella versione DVD c'è anche un finale alternativo, dove Neville non si suicida, cioè Will Smith non si suicida, tira fuori l'ago, lei diventa una di loro. Lui capisce che loro hanno formato una sorta di società, anche se primitiva, dove lui era il capobranco e lei è la sua compagna, e lui ha catturato la sua compagna. Allora, lui gli ha dato la compagna, li hanno fatti passare e alla fine sono usciti dalla casa e sono andati via. Non si sa se sono arrivati nella comunità del Vermont, ma questo poco ci importa. Qualche critica c'è. Tanto per cominciare, questo film non ha niente a che fare col libro, a parte qualcosina, ma qualche dettaglio. È molto ma molto più simile a 28 giorni dopo la morte la notte dei morti viventi. Boh, è fatto bene graficamente, però mi ha un pochino deluso. Vabbè, non fa niente. Ok, domani sarà presente la recensione del libro di Io sono leggenda. See ya guys.